L'isola dei famosi, chi ha fumato droga? Tutta la verità di Avenger. Avenger svela tutta la verità sullo scandalo droga all'isola dei famosi 2018. Ci sarebbero altri concorrenti dell'isola dei famosi 2018 che avrebbero fatto uso di droga durante la prima settimana di permanenza nella famosa villa, che li ha ospitati in attesa del debutto in TV. È questa l'ultima nuova confessione bomba che ha fatto Avenger in questi giorni, la quale ha rivelato in televisione che Francesco Monte non sarebbe stato l'unico concorrente di questa isola ad aver fatto uso di sostanze stupefacenti, e che anche altri naufraghi avrebbero consumato con lui la marijuana. Ecco chi ha fumato droga all'isola dei famosi, parla Avenger. Un colpo di scena a dir poco clamoroso, che ha ovviamente fatto molto discutere e che sta scatenando anche grandi polemiche in rete e sui social, dove il pubblico dell'isola dei famosi vuole sapere tutta la verità su quanto è accaduto dopo il servizio bomba di Striscia la Notizia, ma anche dopo la confessione clamorosa che l'Avenger questa domenica pomeriggio ha fatto nel salotto TV di Barbara D'Urso. Nel dettaglio Avenger ha svelato che i concorrenti che avrebbero fatto uso di droga in quei giorni sarebbero degli amici di Francesco Monte, vale a dire persone che con l'ex tronista hanno stretto un buon rapporto nel corso di quelle settimane di permanenza in Honduras. Un'affermazione decisamente molto forte, che ha permesso di fantasticare sui nomi dei concorrenti in questione, che avrebbero assunto sostanze stupefacenti in quei giorni. Una nuova bomba sganciata in queste ore dall'Avenger, che è destinata a far molto discutere nel corso delle prossime settimane, anche se lo scandalo droga all'isola dei famosi 2018 non sarà tra gli argomenti delle prossime puntate in diretta in prima serata della reality show condotto da Alessia Marcuzzi. La rivelazione di Alessia Marcuzzi sullo scandalo droga. A chiarire la situazione è stata proprio la conduttrice dell'isola, la quale ha fatto sapere in diretta TV che non intendono più tornare su questo argomento perché il loro reality show è pur sempre un programma di intrattenimento e il solo scopo adesso è quello di divertirsi senza cavalcare le polemiche che lasciano ad altre trasmissioni. Una notizia che sicuramente renderà contente Barbara D'Urso, Federica Panicucci e Silvia Toffanin, che quest'anno possono dire di aver vinto la loro isola grazie a questo scandalo, che sta interessando sempre di più il pubblico da casa, e che sicuramente verrà affrontato in diretta anche nelle prossime puntate dei vari programmi.